Dimmi, come hai vissuto il rientro? Com'è stato? Allora, sinceramente è stato un po' doloroso perché in pratica era come se con questa esperienza mi sono fatta come una nuova vita, posso dire, perché mi ero abituata alla routine di tutti i giorni, andavo a lavorare, poi visitavo un po' Bordeaux, facevo shopping a Bordeaux, quindi è stato un po' difficile il rientro, anzi, trauma, una parola, trauma. È stato difficile perché siamo passati da un equilibrio all'altro in un secondo, in un'ora e un quarto di aereo è cambiato tutto. E sì, mi mancavano tantissimo, ovviamente, la mia famiglia, il mio cuore, ma sì, laggiù in Austria, in Vienna, ho lasciato una parte di cuore. Per me, ogni volta che ci si avvicina al termine di un'esperienza, specialmente all'estero, è sempre da un certo punto positivo tornare a casa perché c'è sempre, diciamo, quel sentimento di mancanza, di nostalgia, quindi sono stato molto contento anche di tornare a casa. Se dovessi ripetere, la rifarei come esperienza, anche tornando nello stesso posto, perché mi sono trovata talmente bene che è un peccato averla lasciata. Dici un po', questo Erasmus com'era? Io l'ho trovata un'esperienza fantastica, veramente molto bella. Io la consiglierei veramente a tutti perché in questa esperienza c'è di tutto: scuola, lavoro, divertimento, cultura. Essendo un progetto europeo ti consente anche di andare di viaggiare per l'Europa. Quindi per me è stata molto positiva, veramente molto. Inizialmente diciamo che non ero molto sicura perché comunque stare 5 settimane lontano un po' da tutti gli affetti, dalla famiglia, non è semplice. Ci siamo divertiti tanto, ho conosciuto tante persone nuove, ho avuto delle famiglie favolose, delle compagne di casa veramente ineccepibili, ci siamo divertiti molto, veramente. È stata un'esperienza che consiglio a tutti, anche per abbattere un po' i propri limiti e per ritrovarsi in un contesto lontano dalla solita consuetudine. La roba più difficile, devo dire, che è stata la comunicazione, perché sì, si è soliti a dire che comunque il francese sia una lingua facile, non ci vuole niente, invece non è così, perché io personalmente l'ho provato e posso dirvi che una cosa è quello che studiamo qui e una cosa è applicarlo. Ho imparato tante tante cose nuove, soprattutto abbiamo subito abbattuto quella timidezza contro la lingua che ci ostacolava un po'. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, molto molto formativo. Siete stati tutti molto contenti.